Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like. Oggi vi spiego come risolvere questo problemino, errore driver della scheda video. Mi riferisco a questa, già a questo. Quindi è molto semplice. Bisogna saper controllare bene la nostra scheda video attraverso un pannello, un driver. Cominciamo prima da AMD. Ok. Se andate su System Information, qui possiamo vedere che scheda video abbiamo, addirittura sul processore, sulla scheda video. Per esempio, se avete un processore E+, che sarebbe il processore con la scheda video integrato, per esempio dove sta? Per esempio che okay, il mio processore non c'è la scheda video integrata, c'ho direttamente una scheda video a parte, quindi per quelli che hanno una scheda video integrata con il processore, io vi consiglio di andare sul è quello di andare su AMD driver e chiudo tutto e cercare la vostra scheda video. Ok, processore con grafica, se avete un processore con la scheda video integrata, cercate il vostro processore. Ok, cerca tutti i prodotti. Per esempio, facciamo finta adesso. Prendo un processore. Cerco un AMD Ryzen 5 3600. Questo qua invia Windows 11 edizione 64 bit. Faccio scarica e poi installo. E questa era la parte per AMD, ok? Sia con il processore con la scheda video integrata che un processore normale. Invece con Nvidia Driver GPU. È su questo sito che dobbiamo scaricare un pannello che si chiama GeForce Experience. Questo qua è un modo per risolvere questo errore driver su Call of Duty. Quindi io cerco la mia GeForce 16 serie, Nintendo Super, Windows 11, ricerca, fate il download immediato e installate. Questo è per chi ha la scheda video Nvidia. Chiudo tutto, vado su gestioni dispositivi. Vedo se c'ho qualche aggiornamento da fare. Cerco automaticamente i driver e cerco i driver aggiornati in Windows Update. Una volta fatto, potete anche fare disabilita dispositivo e riabilitare il dispositivo e riavviare il PC. Per quelli di Nvidia che hanno scaricato questo pannello, GeForce Experience, cliccate sopra e come potete vedere, questo pannello vi aiuterà moltissimo a scaricare i nuovi driver ed aggiornare sempre la vostra scheda video. Ok. Andiamo su battle.net, ecco il mio Call of Duty, la beta aperta. Se avete ancora altri problemi, fate analizza e ripara. Quindi spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo. Link in descrizione dei due driver da scaricare. E ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!